Più che click day, quello che per molti si sarebbe visto 2 giorni fa è stato un flop day, ovvero un fallimento totale della macchina organizzativa della Regione Sicilia per far accedere tramite istanza telematica le imprese al bonus Sicilia, utile al sostegno economico in tempo di crisi. Lunedì quindi il primo fallimento e domani per molti probabilmente il secondo, nonostante le rassicurazioni da parte dell'azienda telematica che gestisce i server di aver potenziato il sistema online. Intanto, l'associazione di categoria Piccole e Medie Imprese Siciliane attacca la regione sul bonus Sicilia. Fin dalla pubblicazione, hanno dichiarato, dell'avviso in gazzetta, è stato possibile riscontrare 2 grandi criticità. Nel merito, la prima sicuramente è la dotazione finanziaria del fondo, ritenuta del tutto insufficiente per il fabbisogno della realtà aziendale della nostra regione. La seconda criticità la riscontriamo nel metodo della registrazione attraverso il click day, che sicuramente agevola gli uffici nella stipula delle graduatorie, ma complica l'intera procedura sia per le aziende richiedenti che per la macchina amministrativa stessa, in quanto tali graduatorie compilate attraverso una registrazione regionale saranno poi suddivise per provincia. Tanto valeva, continua la categoria, quindi snellire la piattaforma fin dal principio con l'opportunità di presentare la domanda su base provinciale e non regionale. In generale, la situazione delle piccole e medie imprese siciliane esprime il proprio disappunto per le procedure adottate dal governo regionale in favore delle attività locali. Stesso disappunto che proprio ieri all'ARS ha espresso il deputato ibleo del PD, Nello Di Pasquale. Proprio in queste ore a Palermo un nuovo incontro con le associazioni di categoria. Lo stesso presidente della regione, Nello Musumeci, convoca infatti un vertice e il Partito Democratico, insieme al Movimento 5 Stelle, hanno ottenuto il via libera a un ordine del giorno che impegna il governo a valutare la sospensione delle procedure. Mi permetto di dire che da questo podio il 16 di settembre. C'è 16 di settembre, se c'è qualcun altro che ha qualche data prima me la faccia sapere, ma il 16 settembre penso di poter dire che sono stato il primo qui su questo podio a dire che stavamo facendo una, il termine non lo posso dire, quello là che proprio andrebbe a pennello, una sciocchezza, perché questo sistema andava cioè si prefigurava un blocco totale verso questo bando che aveva tutta una serie di criticità. Purtroppo, quando noi parliamo dall'opposizione, le cose non hanno significato. Morale della favola, cioè noi oggi ci troviamo migliaia e migliaia di imprenditori che non sanno purtroppo cosa fare. Il suggerimento che io mi permetto di dare è quello là di dovete fermarvi subito e dobbiamo rivedere il bando.